Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi vediamo come aumentare gli FPS su Minecraft utilizzando delle mod in particolare per il gioco. Innanzitutto, prima di farvi vedere cosa dobbiamo fare per aumentare gli FPS, vi faccio vedere il confronto fra il prima e il dopo. Quindi adesso vedremo il prima, ovvero 35 FPS lì in alto a sinistra più o meno, per farvi capire che il mio massimo al massimo è di 40, 42 fps, 50, ma avendo una distanza di rendering a 15 chunk. Se io questa distanza la vado ad aumentare, ovviamente gli FPS saranno molto minori e quindi di conseguenza laggheremo di più. Però utilizzando le mod che vi farò vedere in questo video, ci sarà una notevole differenza di FPS nonostante l'aumento di chunk. Andiamo a vedere subito, quindi massimo 30 fps, chunk 20, andiamo a vedere la differenza adesso installando le mod. Prima cosa da fare è ovviamente avere la versione di Minecraft 1.17. Io utilizzo la 1.17.1, ma è uguale. Quindi scaricare questa versione se non l'avete. Una volta scaricata, aprite un secondo il gioco con questa versione e poi lo richiudete, in modo tale da creare la cartella per questa versione, che viene creata ovviamente automaticamente. Dopodiché iniziate ad andare sui siti che vi metto in descrizione e scarichiamo innanzitutto, come prima cosa più importante, Fabric Launcher, quindi Download Installer Universal Jar. Conservate il file e passate ai file successivi, Fabric API. Cliccate semplicemente su Scarica, aspettate 5 secondi. Dopodiché il download parte in automatico e anche qui andrete a conservare il file. Stessa cosa sugli altri siti, scarica, 5 secondi, anche su Krypton, Entity Culling e infine Mod Menu. Dopodiché ovviamente andiamo nella cartella dove abbiamo scaricato queste mod e dobbiamo aprire il file Fabric Installer. Facciamoci due clic. Decidiamo di avviarlo con Java, cliccate su Install, OK e chiudete. Una volta fatto questo, potete cancellare Fabric Installer perché ormai non ci serve più, mentre con tutti gli altri file li selezioniamo, tasto destro, taglia, dopodiché clicchiamo qui sopra una volta, che è il percorso della nostra cartella attuale, ci basta fare un clic, in modo tale che poi si selezioni in automatico tutto il percorso, cancelliamo e scriviamo qui dentro percentuale updata percentuale. Facciamo invio. Apriamo la cartella .minecraft, apriamo la cartella mods e prima di incollare i file dobbiamo fare un semplice passaggio, ovvero di aprire Minecraft e di cercare la versione Fabric Loader. La selezionate e avviate per un attimo il gioco. Poi, ovviamente, una volta aperto, lo andrete a richiudere. Questo passaggio ovviamente serve per creare i file necessari per attivare le nostre mod. Adesso possiamo tranquillamente incollare le mod all'interno della cartella .minecraft mods. Una volta fatto, chiudete, riaprite il launcher di Minecraft e assicuratevi sempre che voi stiate giocando con la versione Fabric Loader. E la prima cosa che noteremo è la sezione mod, dove possiamo vedere un riepilogo delle mod che abbiamo installato, con ovviamente varie informazioni su come funzionano e ciò che fanno per il nostro gioco. Comunque, noi entriamo anche in un mondo e prima, ragazzi, se non ricordo male, senza nessuna mod avevo e raggiungevo il massimo di 30 fps avendo una distanza di rendering a 20 chunk, mentre adesso, lasciando sempre 20 chunk, vediamo con le mod a quanti fps vado. Calcolate anche che io stia registrando, quindi mi mangia qualche FPS. Comunque, se prima ne avevo 30, adesso riesco a raggiungerne 40 ed è già qualcosa. Poi c'è un altro trucchetto che si usa molto spesso per aumentare gli FPS su Minecraft, che è quello di premere Esc, andare su Opzioni Grafica, di disattivare il VSync, di mettere FPS illimitati, quindi al massimo.
di aumentare al massimo la luminosità, disattivare le nuvole, ridurre le particelle, il livello di MIP map al 1, quindi no, anzi mettiamo no, che è meglio, ombre dell'entità no, e tutti questi effetti disattivati, lasciando distanza dell'entità al 100%. Questo è anche uno dei trucchetti molto validi. Grafica ovviamente dobbiamo mettere semplice. Fatto questo, aspettiamo qualche secondo che ci carichi, ci salvi anche ovviamente le nostre impostazioni. E ragazzi, guardate, 60 fps, adesso se sta tornando al punto iniziale, ma poi è tutta questione di come ci muoviamo, in che punto della mappa siamo. Però davvero, calcolate anche che io stia registrando, ma veramente è molto utile come trucchetto, e anche le nostre carissime mod. Ecco, adesso in questo punto arriviamo anche a 61 fps, dipende. Un trucchetto, ragazzi, anche molto valido, è sempre su opzioni grafica, transizione tra biomi, dobbiamo mettere no. E poi, ragazzi, mi si è stoppata la registrazione, non capisco il motivo. Comunque, davvero, dopo aver messo no sulla transizione dei biomi, l'ultima cosa da fare è semplicemente salvare, quindi cliccare su fatto. E godervi, ragazzi, l'aumento degli FPS. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è stato d'aiuto. Se vi è stato d'aiuto, lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.